Giro d'Italia è nel mirino di Joaquin Purito Rodriguez, che rilancia perché sa che l'avversario è alla fine delle proprie energie. E in maniera crudele, ma questo è lo sport, lo sta andando a riprendere e saltare a 400 metri dall'arrivo. Finale incredibile con Purito Rodriguez che vuole andarsi a riprendere la maglia rosa e che lo sta facendo nel migliore dei modi con un'azione spettacolare nel finale. Rabottini prova a resistergli, Rabottini prova a resistergli per cercare, non so con quali energie, di lottare ancora per la vittoria di tappa contro l'esplosività di Rodriguez. Stringe i denti Rabottini ai 200 metri, non l'ho ancora staccato, Rabottini resiste, straordinario Matteo Rabottini, ma è durissima a rispondere a Rodriguez nel finale più emozionante di questo giro, con Rabottini che è rimasto lì, prova a forzare adesso Rodriguez, ma Rabottini lo passa ai 75 metri, il finale che non ti aspetti, con Matteo Rabottini che vince la tappa! Vince la tappa! Grandissimo! Grandissimo! Incredibile! E Rodriguez e maglia rosa! Non ho mai visto un finale del genere con un uomo in fuga dal primo chilometro di corsa che resiste e batte un uomo di classifica! Pazzesco! Pazzesco! Poi Losada che arriva a 21 secondi al terzo posto, poi Uran, Cunego e Basso, Scarponi e Basso, Pirazzi, Kreuziger, Gadré e credo Nieve, arriva adesso Zurruca. Riprendi fiato.